Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, video di recensione. Recensione, è uscita una recensione detta un po' male. Comunque continuo con la metodologia che ho usato per l'altra recensione prima di questa, quella delle creme solari, cioè per tipologia. Mi sono ritrovata dopo l'estate a dovervi recensire praticamente tutto ciò che ho usato volevo evitare, come ho detto uno scorso video, di fare un super video da un paio d'anni, quindi ho deciso di suddividere le prossime recensioni in tipologie. Questa è la recensione dei prodotti di Skin Routine, sono i prodotti sia di detersione che di idratazione che ho usato nell'ultimo periodo. Le creme più o meno indicativamente da la primavera ad ora. I prodotti di detersione sono un pochino più recenti, però ho avuto modo di testarli per bene e ora sono pronta a parlarvene. Allora, il primo prodotto di cui voglio recensire è questo. È un gel mousse purezza plus agli oli essenziali di agrumi, l'essenziale per ritrovare una pelle pulita, ed è la Cutie Spray. È un prodotto da 150 ml ed ha un odore di agrumi bellissimo, molto fresco, adatto al periodo estivo. Mi piace tantissimo, lo uso sia come detersione della mattina che come detersione serale. È un prodotto che lascia la pelle non completamente sgrassata, pulisce dalle impurità sia quelle che si accumulano durante la notte sia quelle che si accumulano sul viso durante il giorno. È un prodotto che fa una leggera schiumetta facile da risciacquare, non facilissima ma neanche super complicata. È un prodotto che brucia lievemente agli occhi. Mi è capitato le prime volte che volevo aprire poco a poco gli occhi per vedere se avevo ancora schiuma in faccia, e mi ha dato molto fastidio agli occhi. Più che, credo che sia questo odore forte di... non è fortissimo, però forse non vado d'accordo con questo odore di... i miei occhi forse non vanno d'accordo con questo odore di agrumi molto intenso, quindi quando lo uso sciacquo fino all'esaurimento nervoso, invece di aprire l'occhio e farmelo gonfiare. Mi è piaciuto anche come prodotto, come struccante. L'ho testato sia su trucchi banali, struccante il viso, però sto parlando sia su trucchi banali come può essere una spolverata di terra abbronzante, sia su trucchi come stasera molto, molto carichi. Ho tutta la base praticamente completa, dal fondotinta al blush, non mi manca niente stasera. No, mi manca la base che non ho voluto mettere perché non mi serviva, tanto questo trucco ci devo far passare la serata, non ci devo passare la giornata, quindi potevo evitare la base. Comunque, ritorniamo a questo prodotto. Mi è piaciuto tanto, la confezione è un po' infelice perché il prodotto all'interno è molto liquido e queste confezioni con il tappo che si svita e avete il forellino, mi si accumula un sacco di prodotto all'interno del tappo, quindi io in bagno lo devo tenere praticamente in questa posizione perché sennò si accumula, si sporca e mi dispiace tantissimo. Scusatemi. Dopo che lo si è usato si può anche evitare la crema. Io la sera non la metto mai, non tira eccessivamente il viso, la pelle del viso, però rimane molto pulita. Mi piace anche utilizzarlo dopo lo scrub. Io quando decido di farmi una maschera, quindi con tutto lo scrub eccetera, illumidisco la pelle del viso, utilizzo questo prodotto, risciacquo, passo un pannetto in fibra naturale che mi fa un leggero scrub. Se vi interessa vi lascio il link di questo pannetto naturale. A questo punto ripulisco il viso con il gel detergente un'altra volta per continuare a togliere l'impurità e solo a quel punto faccio la mia maschera. E dopo la maschera pure l'ho già recensita e vi lascio il link, dopo la maschera
rifaccio una ripassatina con il gel doccia, quindi il gel doccia l'ho chiamato il gel detergente, così sono sicura di avere una pelle veramente molto pulita. Questa routine che faccio una volta a settimana mi sta piacendo abbastanza. Probabilmente avrei bisogno anche di uno scrub un pochino più profondo, me ne sono accorta qua un pochino ai lati, però se insisto con quel guantino che non vi gratta la pelle, non mi fa male, riesco a pulire abbastanza bene. Comunque questo detergente è ottimo, a parte che brucia gli occhi e la confezione è infelice. Secondo prodotto, questa è la mia acqua termale, è l'acqua termale di Salso Maggiore, spray dermatologico, acqua fonte termale di Salso Maggiore, contiene acqua salsobromoi ionica naturale delle Terme di Salso Maggiore, senza conservanti, senza profumo, lenitiva rinfrescante indicata per le pelli delicate e sensibili. È un prodotto da 250 ml, questa è la seconda confezione che uso, quella prima di questa mi è durato un anno, praticamente ho iniziato a usare l'estate scorsa e mi è finita inizio estate, quindi credo di andare avanti anche quest'anno con un solo prodotto. Allora, vediamo cosa dice. È un'acqua termale da utilizzare quotidianamente, ricca di oligoelementi e sali minerali. È una vera e propria fonte di benessere per l'epidermide del viso e del corpo. È un trattamento essenziale per mantenere la pelle giovane e protetta, ideale per vaporizzazioni cosmetiche, viso e corpo e per nebulizzazioni. È un'acqua termale naturale estratta in profondità dal sottosuolo della pianura padana, dove è rimasto imprigionato il mare oceanico di milioni di anni fa. Povero mare! È un'acqua microbiologicamente pura, ricchissima di sali minerali e con un'elevata salinità, la più alta concentrazione salina di un'acqua naturale in Europa. È ricca di sali attivi, quali... C'ho le allucinazioni oggi, vedo... Non lo so... Oddio, sapete cosa è successo? Avevo già iniziato a girare questo video, soltanto che a un certo punto forse una folata eccessiva di vento mi ha fatto cadere la videocamera. Io ho un piccolo treppiedino, quindi praticamente si è spatafasciata sulla scrivania e ora vedo, ho la sensazione che mi stia per cadere un'altra volta, non so perché. Mi metto la mano sotto così non cade. Continuiamo a leggere. Allora, è ricca di sali attivi, va bene, quali cloruri, ioduri, bromuri, sodio, magnesio, calcio, oligoelementi come zinco, rame, selenio, antiossidanti naturali che ne aumentano l'efficacia cosmetica e terapeutica. Ha una funzione naturalmente equilibratrice, mineralizzante e tonificante, stimola la microcircolazione cutanea aumentando l'ossigenazione cellulare. Vaporizzata sulla pelle del viso e del corpo e lasciata agire per qualche minuto, deposita un film protettivo sull'epidermide e dona minerali utili al tono e all'idratazione cutanea, lenisce e dona immediato sollievo agli arrossamenti, ricchi di oligoelementi, azioni antiradicalica, non so cosa sia, combatte e rallenta l'invecchiamento cutaneo. Idratante, un'acqua termale unica, un'acqua marina fossile incontaminata che idrata grazie alla concentrazione di sali minerali molto simile a quella del NMF della cute. Natural Moisturizing Factor. Se qualcuno sa che cos'è, me lo scrive in un messaggino. Lenitiva, lenisce da sollieva gli arrossamenti, irritazioni, eritemi, pruriti, colpi di sole e problemi di rasatura. Ah, guarda, io non ho ancora letto tutta questa parte di te perché mi rompevo le scatoline. Peccato, saperle prima queste cose, anche se da intuito
l'ho usata abbastanza bene. Poi, protettiva grazie alla sua composizione e alla ricchezza di oligoelementi, antiossidanti, naturali contrasti e radicali liberi. Dovrei farlo usare anche a mia madre. Ma mamma è abbastanza spartana nella sua routine. Sì, si mette creme, contorno occhi, però praticamente si lava il viso con il latte detergente e poi risciacqua via. Non usa un tonico, non so se l'ha mai usato, non lo so proprio. Emoliente, con le sue proprietà idratanti e fumogene, lascia la pelle morbida e vellutata, rinfrescante, dà una sferzata di freschezza, alleva la sensazione di calore e dona rapido sollievo. Modalità d'uso: vaporizzare quotidianamente più volte al giorno sul viso e o sul corpo senza tamponare. Da usare sempre in qualsiasi momento della giornata, dopo lo strucco, dopo il bagno di pulizia, dopo i bagni di sole, dopo attività fisica, in viaggio per rinfrescarsi. Vabbè, uso esterno, contiene solo acqua. Dopo un'ora e mezza di lettura, allora io quest'acqua la utilizzo principalmente come tonico la mattina e la sera. La utilizzo come fissatore trucco, anzi, visto che ci siamo, scusate, vi faccio vedere anche la gestuelle. È un piacere spruzzarsi quest'acqua. Io non la tengo neanche in frigo, non ce n'è bisogno perché ciò che ha dentro che è veramente rinfrescante, non la sensazione di fresco che può dare un'acqua uscita dal frigorifero, non so se mi sono spiegata. Oddio, ci ho dato un'anellata. L'ho utilizzata dopo il sole per sciogliere leggermente la salsedine che mi si era accumulata sul viso, lo spruzzavo anche al mio fidanzato, perché ovviamente la salsedine, il sole, eccetera, irritano leggermente la pelle, e quindi una passata di questa è molto. Dona molto sollievo effettivamente. L'ho usata dopo che avevo visto il video di The Gabri Shop che diceva che usava l'acqua termale sulle punture di zanzara per evitare di starla a grattarsi, ed effettivamente funziona, quindi la utilizzo anche post puntura d'insetto. L'ho utilizzata, basta. Ah sì, vabbè, post oddio, maschere e altro, quindi anche dopo lo scrub mi piace tantissimo. Ormai è un anno e mezzo, un anno e 3-4 mesi che la utilizzo e mi ci trovo da Dio. È stupenda, si è già asciugata di qua mi è rimasto, forse ne avevo spruzzato un po' di più, però su questo lato del viso che già si è asciugata tranquillissimo. Veramente stupenda. L'anno scorso, un piccolo aneddoto, si è sposata un'amica mia di mia sorella e ovviamente siamo andati al matrimonio, ovviamente avevo tutto il trucco perfetto e avevo spruzzato questa l'altra confezione, però la stessa acqua termale. Ovviamente dopo una giornata tra la chiesa e il matrimonio io mi ero truccata verso le 9 del mattino, alle 4 di pomeriggio. Vedo andare spesso e volentieri mia sorella insieme a altre amiche a rinfrescarsi il trucco. Io non lo faccio, mi ero portata qualcosa per rinfrescarmi il trucco come il rossetto, queste cose così. Chiedo a mia sorella dopo aver ballato, eccetera: Paola, ma come sta il mio trucco? Com'è possibile che il tuo trucco sta così bene che te non ti dura mai niente? Anche se avevo la base, però molto. Ho fatto molto affidamento anche sull'acqua termale perché l'avevo già visto che mi aiutava molto come fissatore trucco. Quindi mi sta piacendo tantissimo. Ora parliamo dei prodotti di idratazione. Parliamo prima del contorno occhi. Il contorno occhi è della Anika Cosmetics. Contorno occhi con cellule staminali, si chiama Staminal. È una bellissima confezione da 50 ml. Credo che sia comunque un prodotto,
Cioè, è strano vedere un contorno occhi in una confezione da 50 ml. Credo che sia per professionisti o comunque, non lo so, mi sembra strano. Quella confezione in vetro è un bellissimo tappo fucsia, molto carino. Il prodotto all'interno, non so se si vede, è abbastanza liquidino, non tantissimo, però è molto leggero, si assorbe rapidamente. Non so come farvelo vedere. Aspettate, faccio così, non so se vedete la linea qua. Vabbè, è un prodotto che sia anche un buon profumo, si assorbe rapidamente, però ti lascia il tempo di fare tutti i massaggini del caso. Io lo sto utilizzando veramente da tanto tempo, però non ricordo se in primavera o l'inverno scorso quasi, non mi ricordo. E non vedo peggioramenti, cioè non vedo né miglioramenti né peggioramenti, però ho la zona molto idratata. Mi piace come prodotto anche sul contorno labbra, visto che erano 50 ml, fatto che lo uso anche sul contorno labbra, comunque è una zona delicata quanto può essere il contorno occhi, quindi ho iniziato a usarlo praticamente verso maggio, sì, aprile-maggio, anche sul contorno labbra. Io sono fumatrice, quindi voglio evitare che mi si escano quelle bruttissime riente estetiche, quindi questo prodotto lo uso sia sugli occhi che sulla bocca e mi piace tantissimo. Idrata, si assorbe rapidamente, sotto il trucco non dà fastidio. Durante le giornate dopo il mare praticamente ho incalzato la dose e l'ho lasciata in posa sul contorno labbra, contorno occhi e sul contorno labbra per avere un must di un boost di idratazione, un plus di idratazione, perché mi sentivo le esigenze e non ha lasciato aloni strani. Ovviamente dopo sono andata a massaggiare, l'ho tenuto in posa un 5 minuti, poi sono andata a massaggiare per farlo rientrare del tutto. Dopo mi sono potuta truccare tranquillamente e è un prodotto che mi sta piacendo. Poi, ultimo prodotto è della Botanica Naturalmente, si chiama crema viso idratante, pelle idratata e fresca, benessere per tutta la giornata con bio estratti di iris e oligoelementi marini, dermatologicamente testato. L'estratto di iris favorisce il mantenimento dell'equilibrio idrolipidico, donando morbidezza. Gli oligoelementi marini svolgono un'azione stimolante e lenitiva. Che più? Microbiologicamente controllato, non parabeni, non oligominerali, non allergeni, non coloranti, non siliconi. Questa crema viso idratante dona comfort e benessere per tutta la giornata, garantendo una perfetta idratazione e un tocco vellutato alla pelle del viso. Nel contempo la presenza nella formulazione di estratto di iris e degli oligoelementi marini assicurano il giusto apporto di minerali in grado di proteggere la pelle dalle aggressioni ambientali e donare benessere e morbidezza. Il risultato è una pelle idratata, piacevole alla vista e al tatto. Qualche altra cosa? No. La confezione, di qua c'è anche il bugino per vedere dentro com'è la crema. Quella confezione è anche questa in vetro con tappo rosa, però più chiaro, e da 50 ml come tutte le creme. In più ha anche un sottotappo di protezione. Ha un bellissimo odore. La crema è molto è rimasta poco, comunque la crema è molto compatta, ma estremamente leggera sul viso, non lascia un pastone, è facile da, cioè si assorbe rapidamente. Mi piace tantissimo anche lei. Questo video recensione è tutto positivo, bellissimo, mi piace tantissimo, ma veramente mi sto trovando bene con questi prodotti. Mi piace anche, capita che l'ho usato anche sulle labbra,
andando di fretta, avevo lei, ci cioè, ha fatto una passata extra sulle labbra e sono scesa velocemente, e anche sulle labbra mi è piaciuto. Sì, è una formulazione molto fresca, non pesante, idrata benissimo la pelle. Mi è piaciuta tantissimo anche lei. Non ci posso fare niente, raga, se mi sono trovata bene, mi sono trovata bene, se no vi dicevo che facevano schifo. Ma sono state cioè, tutti e quattro questi prodotti insieme, quest'estate, sono stati veramente favolosi. Le creme non pesanti, quindi non mi hanno dato fastidio neanche nei giorni molto molto caldi, con afe eccetera. C'ho un capello che mi dà fastidio. Io mi ero piastrato i capelli oggi, vabbè, sorvoliamo. Spreco di energia. Comunque, neanche nelle giornate molto afose mi hanno creato problemi, si sono risputate fuori. Sono stata veramente contenta di aver trovato un equilibrio così buono tra creme per un'estate tra le più calde che io riesco a ricordarmi negli ultimi anni. Ok, io ho finito, vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!